del past tense dei verbi in inglese è molto semplice, per quello che riguarda i verbi regolari, però in inglese la maggior parte dei verbi hanno una forma irregolare che purtroppo va imparata a memoria e basta. Per quello che riguarda però i verbi irregolari, guardiamoli, non sono pochi comunque. Si formano, la forma è questa, abbiamo il soggetto, forma base del verbo, ovviamente senza il tu, più la desinenza è di. E quindi per esempio prendiamo il verbo to play. I played, you played. He, she, it played, we played, you played, they played. La forma negativa si forma utilizzando l'ausiliare to do. Attenzione, il nostro ausiliare sarà quello che deterrà la forma del past tense, o meglio, la declinazione del past tense. E dunque noi riconosciamo che un verbo è al past tense nella forma negativa guardando l'ausiliare, non il verbo. Infatti il verbo sarà alla forma base. E dunque, I did not play o didn't play. You didn't play. He, she, it didn't play. We didn't play. You didn't play, they didn't play. Come possiamo notare, sia dalla forma affermativa che dalla forma negativa, le persone sono tutte uguali.